Cominciamo la nostra carrellata di informazioni che sono sugli avvenimenti della PlayStation Experience e cominciamo con Marvel vs. Capcom Infinite. È stato annunciato il nuovo titolo di Marvel vs. Capcom, appunto, che approderà sulla PlayStation 4. Durante la fiera è stato annunciato e è stato mostrato anche un trailer che vi facciamo vedere. Vai col servizio! La conference di Sony non ha lasciato a bocca asciutta gli amanti dei picchiaduro su PlayStation 4. Infatti è stato annunciato Marvel vs. Capcom Infinite. Gli amanti dei picchiaduro che hanno scelto la PS4 per le loro sfide possono gioire, in quanto durante la conference Sony ha portato un trailer che mostrava Marvel vs. Capcom Infinite, il nuovo capitolo della celebre saga che vede contrapporsi le due fazioni di combattenti. Nel filmato che state vedendo si sono mostrati fra gli altri anche Mega Man, Iron Man e Ryu. Inoltre è stato confermato che dalla giornata odierna è possibile acquistare Marvel vs. Capcom Infinite, nell'attesa del nuovo capitolo. Non ci sono ulteriori dettagli sul nuovo titolo di lotta, ma rimanete sintonizzati sulle nostre pagine, sul nostro canale YouTube, nonché sui nostri social per gli ulteriori aggiornamenti. Bentornati in studio di nuovo, continuiamo con la carrellata PlayStation con Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn, che ricordo uscirà il 1º marzo 2017, che è un gioco creato da Guerrilla Games, si mostra in un nuovo trailer in questa conference di Sony. PlayStation e Guerrilla Games hanno promesso che porteranno un videogioco di spessore, ma vi lascio al servizio per approfondire tutto quello che vi possiamo far vedere. Horizon Zero Dawn si mostra in un nuovo trailer e Guerrilla Games promette grandi cose per questa esclusiva PlayStation, che sfrutterà appieno la potenza di Pro. Le notizie divulgate durante la PlayStation Experience non smettono di arrivare, infatti, durante la conferenza dedicata a PlayStation è stato mostrato un nuovo trailer. Il trailer mostrato a fine conferenza mostra il gioco in tutto il suo splendore, che a detta degli sviluppatori sfrutterà appieno la potenzialità di PlayStation 4 Pro, che non ci rimane da aspettare l'uscita del gioco, che è prevista per il 1º marzo 2017. Eh già, eh già, eh già. Siamo arrivati al momento della bomba della settimana. Infatti, la bomba della settimana ce la regala Sony, tanto per cambiare in questa puntata, che presenta, così come se nulla fosse, il sequel di un gioco veramente che è stato amato da quasi tutti i giocatori che l'hanno provato e ovviamente dalla critica. Vincitore del Drago Oro e di Gioco dell'anno nel suo anno di uscita, The Last of Us vede un sequel con The Last of Us Parte 2. Finalmente potremo continuare a vivere le avventure di Joel ed Ellie in un nuovo capitolo firmato ovviamente Naughty Dog. Ma vi lascio al servizio per approfondire tutto quello che si può vedere in The Last of Us Parte 2. Nel corso della PlayStation Experience è stato annunciato l'arrivo di The Last of Us Parte 2. Il titolo che segue le vicende del primo capitolo si mostra in un trailer che vede come protagonisti i principali personaggi del primo fortunatissimo capitolo firmato Naughty Dog. Nel filmato di presentazione si può vedere infatti Ellie suonare una chitarra seduta su di un letto con ai suoi piedi un cadavere e Joel entrare nella camera e scambiare qualche parola con la sua compagna di disavventure. È stato annunciato anche Knack 2 durante la conference di Sony. Insomma, il gioco non era sicuramente stato un grande successo né da parte di critica né da parte di pubblico. Ricordo che era stato lanciato in bundle all'uscita della PlayStation 4. Forse qualcuno si aspettava qualcosa di più importante con l'uscita di una nuova console. Ma comunque, nell'arco del tempo, sicuramente il gioco ha avuto la sua nicchia di giocatori e comunque ha cresciuto la sua fama. Insomma, Knack 2 lo aspettiamo, vogliamo vedere questo platform firmato Sony, esclusiva Sony, ma vi lascio al servizio per approfondire il tutto. Durante la PlayStation Experience è stato annunciato un altro gioco in esclusiva della console Made in Japan, Knack 2, sequel di un titolo arrivato in sordina, ma destinato a far rumore. Da tempo si vociferava di possibile sequel di Knack, il platform di Sony che aveva accompagnato PlayStation 4 al suo debutto sul mercato.
Ora non ci sono davvero più dubbi, infatti durante la PlayStation Experience è stato presentato il titolo che seguirà le avventure di Knack, titolo non fortunatissimo, ma che ha nell'arco del tempo ricevuto qualche elogio. Tornati in studio, continuiamo il nostro viaggio all'interno della PlayStation Experience con una notizia che farà felice i più nostalgici, ovviamente me compreso. Chiunque ha giocato su una PlayStation 1 si ricorderà della mascotte di questa console, ossia Crash Bandicoot. Durante la PlayStation Experience è stato mostrato un trailer che rivela il remake dei primi tre titoli di questo Crash, ovviamente Crash 1, Crash 2 e Crash Warped. Niente, vi lascio al servizio che abbiamo preparato per voi e vi ricordo che sul sito tuttotech.it potete trovare gli approfondimenti su tutte le notizie che vi stiamo brevemente facendo vedere. Novità per il famigerato Crash Bandicoot, che si presenta durante la PlayStation Experience con un nuovo filmato e con qualche novità per il futuro. Durante la PlayStation Experience non poteva assolutamente mancare la mascotte di Sony PlayStation, il famosissimo e tanto amato Crash Bandicoot che potremo rigiocare su PlayStation 4 grazie al remake dei primi tre capitoli, Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 e Crash Bandicoot Warped. Non è stata ancora annunciata una data precisa per la trilogia che rimane nel limbo nel 2017. Insomma, il trailer che però state guardando saprà rendervi felice e magari far contenti anche i più nostalgici. Anche questa puntata del TG Tech termina qui. Ma vi voglio ricordare che su www.tuttotech.it trovate il link in descrizione, mi raccomando passate dal sito, trovate tutto ciò che rimane al di fuori di questo video. Ovviamente non potevo portarvi tutte le notizie, gli avvenimenti successi durante la PlayStation Experience e non in un unico video, quindi vi invito ad approfondire tutti i discorsi sul sito internet. Io vi do appuntamento alla prossima settimana con TG Tech e vi ringrazio della visione. Un saluto a vostro Xen Gamer e da tuttotech.it. Alla prossima!